altro questo senso di una persona che credeva nella
ascoltava e magari il giorno dopo un po', veniva lì, riprendeva il discorso. Aveva cambiato qualcosa dovevi cambiare lui. E questo era proprio un meccanismo che faceva scattare anche una forza interna dell'interlocutore. Io, quando è successo un fatto così, dovendo anche no, raccontarlo all'interno dell'associazione, l'ho permesso, in questo caso avrebbe uscito perché questo è molto dell'odio, è stato proprio uno scrigno, cioè aveva una formula sua, dovevi conoscere un po' questa formula, no? Questa. E piano piano entrare dentro, piano piano cominciare ad avere un percorso diverso, perché se non lo Erano cambiati. un episodio sull'iniziativa, la famosa festa della cultura, dove lo scrigno stava in un ambiente che si chiamava Massimiliano, è stato fantastico per gli anni dopo, no? Per tutto quello che ci portava, più che altro per il percorso futuro che avevamo avanti. Un'iniziativa della festa, i soliti problemi amministrativi, me lo ricordo con l'Enel. E questo problema era individuato da una burocrazia interna. Io non ho mai visto, penso, altro l'avranno vista, era così scatenata, eravamo insieme come vogliamo, era incredibile. Io ho detto, cazzo, lo vuoi fare? Avevi fatto iniziativa. Questa è la parola e questo è quello che ci portiamo dietro. Il dubbio sì, ascoltare, ma nelle condizioni se si ha una forte idea di giustizia, assolutamente non indietreggiare un passo. E questo è un percorso, è una cosa che quando lo faccio, quando lo facciamo, quando cerco di ascoltare all'interno dell'associazione, Carla l'ha detto, c'è in qualche maniera. Quindi ancora grazie a Carla, grazie a voi per queste occasioni di ricordo e di rilancio verso il futuro. Grazie. Chiederei se qualcun altro vuole condividere un ricordo, un racconto, insomma, quanto pare tra l'inizio e la risata qui c'è una ricostruzione abbastanza, come dire, affettuosa, no? Della figura di Galba. Non so se qualcuno anche della qualcosa dire. No, okay. Io poi ho messo tante consegne che leggerò se non c'è nessuno, prego. Berlin sempre Anel. Buonasera a tutti. Che dire di Dharma? Un riconoscimento venuto dopo la morte. Questo c'è per me, perché io non voglio dimenticare che l'ultimo periodo è stata esclusa, è stata dimenticata, marginata. E poi voglio ricordare l'idea di saluto. A me ricorda che mi chiedeva bello mio. E quindi il suo sorriso, la sua bellezza, la sua completezza non era soltanto quello scoglio duro che è stato ricordato, sì. Una persona che io utilizzerei coerente, molto, ma molto trasparente nelle sue scelte, non faceva compromessi né su Israele, né sulle donne, né sulla deportazione, né su quei valori che possiamo dire inclusivi, per accogliere una parola. Sono state già raccontate tante e fatti che sono stati fatti e realizzati grazie al suo intervento. L'altra cosa che mi sembra giusto ricordare qui è proprio l'amore verso la Gabbadella, perché lei era della Gabbadella, si sentiva della Gabbadella, è nata all'831 come me, che voi. E ci teneva a questa cosa di dire io sono della Gabbadella. Con Carla, permettimi che, come già è stata citata più volte, di ricordare Settimia, Spizzichino, che non è da dimenticare, e un'altra figura che voglio ricordare è Grazia Guerrieri, perché per me sono stati due fari. Io sono della generazione un po' più piccola, loro con qualche anno di meno, e poi
quando mi approcciavo a questa politica, alla deportazione, mi avvicinavo a questi temi, i fari sono stati per me loro due. E ogni volta ci si è alzato il telefono, ma qui che dici, dobbiamo, non dobbiamo, che devo fare? E ci prendiamo un caffè e parliamo. Questa era la sua cosa. E io voglio parlare, sì, tutti abbiamo avuto delle discussioni, delle cose con Carla, però Carla bisogna dire che è stata lasciata sola, troppo, troppo da sola, che forse la storia doveva andare diversamente, e questo ci teneva a dirlo. L'ultima cosa è che ringrazio la famiglia, il figlio e il marito, che hanno voluto far pervenire libri di grazia alla nostra associazione. Quindi, per noi questa è stata una grande motivo di soddisfazione, perché lei credeva nell'AMED, è sempre stata parte dell'AMED. Un saluto a Carla, se ci sta sentendo. Grazie. Ci sta sentendo. Volevo anche ringraziare l'assessore Centofino, ma dai, Michele, perché non parla Michele? Monica Rossi, dai. Noi oggi siamo nel presidente Ciancheri, proprio a testimone il fatto che Calma è importante per questo territorio. E volevo leggervi un contributo da parte di Miriam, un consiglino, purtroppo sia lei che Eli Montani, non sono riusciti a essere tutto molto però Miriam è sono veramente contenta di vedere nascere un progetto così bello che porta il nome Zia Calma. Sicuramente avrebbe amato e supportato questa splendida realtà. E grazie a tutte le persone che l'hanno reso possibile e partecipanti. Oggi vorrei raccontarvi un po' di mia zia Calma, o Carletta, come la chiamavano gli amici. Lei ha fatto della Shoah non solo la sua missione di vita. Lei si è battuta per tutte le minoranze, nel rispetto dei loro diritti, per garantire che l'articolo 3 della Costituzione venisse applicato davvero per tutti. Perché non dovranno esserci persone di serie A e persone di serie B. Con la tua schiettezza e te sbarcaggi è sempre in prima linea con il fascismo per combattere noi sostenitori di un antisemitismo ancora più subdolo e virale. Sono tanti progetti da lei realizzati, come la filateria di Settimio Spizzichino in occasione del centenario della sua nascita. Ciò che la realtà più fiera, però, era l'integrazione del ponte Settimio Spizzichino e con lei la Costanza Carpaterna, quanti è sia lei che Settimio hanno vissuto. E da questa celebrazione c'è una storia che non tutti conoscono. Inizialmente la scritta che accompagnava Conte Settimio Spizzichino recitava ogni anno della persecuzione nazista. Ma con Carla non era d'accordo con questa definizione, fece di tutto per cambiarlo. Nel 2015 avvenne questo cambiamento, in vittima della persecuzione nazista antifascista, dando così al fascismo le giuste colpe e responsabilità che rispettavano. Zia Carla è sempre stata una persona molto testarda, ma in realtà dietro a quella scorta bugia si nascondeva il gran cuore d'oro che aveva. Una donna capace di credere più nei giovani che negli adulti. È stata lei che tende per mano fin dal liceo per aiutarmi a conoscere in maniera più approfondita la storia di zia Settimia e di rimando quella della nostra famiglia. Mi ha seguita, seppur da remoto, nel viaggio di Israele dentro gli archivi di Hashem, per avere dei documenti importanti sul Pacifico Spizzichino, fratello di Settimia, e quando nel liceo c'è un caso di antisemitismo si precipitò a scuola del fratellamento sulla Shoah, sul rispetto reciproco. Avevo 16 anni, mi sentivo così sera di lei, a tal punto che mi immaginai e le dissi, zia, sì, la donna che vuole essere da grande. Lì per lì lei mi sorrise, già dal giorno dopo mi guidò in ogni piccolo passo per realizzare progetti scolastici dedicati alla Shoah e non solo, mi portò a Pozzo ovunque, anche a Cavalli dei Reni dove zia Settimia era impegnata oraria. Lei non era una semplice zia, molto di più. Era la mia mentore, femminista in Calire, antifascista fino al midollo. Sono sicura che avrebbe stata felice di vedere tutti i progetti che si stanno andando avanti dove delle altre giovani sono al centro di tutto. Eh sì, perché il suo desiderio era quello di creare una rete di giovani informati, capaci di affrontare ogni forma di revisionismo storico senza paura, perché l'ignoranza si sconfigge solo con la conoscenza. E da ciò partire, mattone dopo mattone, la costruzione di un dialogo interculturale in cui vige rispetto, amore e soprattutto pace. Perché il bene genera bene, non scordiamolo mai. Miriam Spizzichino. Brava Miriam.